Buongiorno, buongiorno cuore, buongiorno. Oggi ci siamo svegliati più tardi, va bene, dai, tranquilla. Una giornata un po' più rilassante, domenica, vediamo la gradazione. Boh, risultano 20 gradi, il cielo coperto, un po' di venticello. Vabbè, dai. Senti, no, mi sono fermato con la macchina. Se no poi si sentono i rumori, cigolii, e tu mi dici metti l'olio, metti l'olio. Vabbè, cos'è successo, cuore? Che succede? Come mai questo starnuto che è uscito il sangue dal naso? Mannaggia la miseria, mannaggia. Vabbè, penso l'abbiano già tamponato, vero? E vabbè, può essere questa volta, o può essere veramente qualche capillare questa volta. Comunque, subito si evince se si richiude. Anche se, come al solito, per richiudersi, comunque, nelle condizioni in cui stiamo, ci mette sempre un po' più di tempo. Perché non abbiamo, sai, quelle difese immunitarie che comunque vanno a immediatamente a rimarginare ogni qualsiasi piccola ferita. Vabbè, guarda, un po' di pazienza, dai. Stamattina mi aspettavo una giornata piena di sole, e invece c'è una giornata piena di nuvole. Vabbè, cuore. Niente, allora poi stasera veniamo. Solo che io dovrei portare la partita a Giuseppe. Cioè, dovrei portare Giuseppe alla partita. E quindi dovrei finire, credo, intorno alle 7. Poi il tempo di riaccompagnarlo e poi di venire da te. Arriveremo in serata. Vabbè, se nella peggiore delle ipotesi quello non troviamo di nuovo il ricciolino che non ci fa salire, ci mettiamo giù, capito cuore? Eh sì, è feste, capito cuore? Infatti, vi ho detto, mi butto sempre la cenere addosso. Sì, gli ho detto tanto, cioè, questi 3 giorni di fila, sabato, domenica e lunedì, assolutamente. Senti, poi niente, stamattina si è fatto sentire il don. No, ha detto tanto, stava molto molto tranquillo. Ha detto che martedì dovrebbe scendere in vista dell'intervento di mercoledì, quindi preferisce stare martedì giù. Va bene, poi ha detto che non sa se scende in macchina perché dovrebbe far salire dall'isola Ciccio. Ha detto caso contrario scenderò in aereo. E allora in quel momento ha detto tanto, ha detto perché non ti fa venire a prendere da Franco? E lui ha risposto, ha detto no, mi dispiace fargli fare tutta questa sfacchinata andata e ritorno. Ha detto vabbè, comunque ci aggiorniamo. Queste erano le parole. No, io ci tenevo. Ma non perché ci tengo, figurati, ci tenevo perché comunque alla fine, sai, in queste ore di viaggio avremmo parlato, avremmo chiarito tante cose, insomma, e saremmo venuti direttamente in ospedale. Stavo pensando, rifletti su questa cosa. Vale la pena che tu possa mandargli un messaggio dicendogli stai tranquillo, cioè nel senso che non ti preoccupare, puoi far venire Franco a prenderti. Perché ovviamente oggi è già domenica, se lo deve fare subito.
che significa che dovrei partire domani per andarlo a prendere. Eh sì, in modo tale da dormire lì la sera e poi il giorno dopo ripartire. Vabbè, valuta tu che cosa pensi, perché eventualmente io sono disponibilissimo. Secondo me lui si aspetta pure un messaggio da parte tua di incoraggiamento verso i miei confronti, cioè nel senso di dirgli, che ne so, un semplice messaggio, dice guarda che puoi chiamare Franco per venirti a prendere, non ci sono problemi. Dice lui verrebbe domani in modo tale che poi martedì mattina scendete insieme. Ovviamente digli che vado col macchinone, non so se vorrà entrare, però questo è l'unico mezzo che ho. Vabbè, valuta tu, io non ho problemi, cioè ti ho detto, per me andare a prendere significa una buona cosa perché parleremmo di tutto in questo viaggio, insomma. Io la penso così, se gli mandi un messaggio dicendogli guarda, puoi chiamare Franco senza nessun problema. Così fai venire a prenderti lui, da lui, così eviti di andare in aereo e scendi con Franco e parlate di tutto. Vabbè, fammi sapere cosa ne pensi, altrimenti se sei d'accordo con me, mandaglielo già il messaggio. Capito, cuore? Me, cuore mio, io vado in officina che sta il nonno che vuole essere accompagnato. Che devi andare a prendere una macchina, non so da chi, mo vado a vedere. Va bene, cuore, ci sentiamo dopo. E portami aggiornamenti, ma soprattutto per quel discorso di andarlo a prendere, perché secondo me forse lui si sentirebbe più a suo agio se glielo dici tu che non ci sono problemi. Secondo il mio punto di vista. Va bene? Beh, a dopo, cuore. Un bacio, un cuore e un abbraccio. Ciao, cuore mio.